Oggi è il 5 novembre 2019. Mi trovo qui in riva al mare per parlare di una cosa importantissima non solo per me, ma anche per te, però soprattutto per chiunque soffre e chiunque c'ha una malattia. È una cosa importantissima, però susseguita da questo scritto. Dopo di questo messaggio della Regina della Pace a Miriana, 2 novembre 2019, te leggerò un altro scritto di Don Peppino Co, Le sette tappe spirituali della guarigione fisica. E qui tiro fuori un discorso che quasi nessuno tira fuori, importantissimo, te l'ho detto, soprattutto per chiunque sta soffrendo e ha una malattia brutta. Le malattie tutte brutte. Allora, iniziamo con il messaggio della Madonnina del 2 novembre 2019. Cari figli, il mio diletto figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste, gli ha sempre detto tutto ed ha confidato nella sua volontà. Così dovreste fare anche voi, figli miei, poiché il Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli. Un unico cuore in un solo cuore, amore, luce e vita. Il Padre Celeste si è donato mediante un volto umano e tale volto è il volto di mio figlio. Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste sempre portare il volto di mio figlio nei vostri cuori, nei vostri pensieri. Voi dovreste sempre pensare al suo amore e al suo sacrificio. Dovreste pregare in modo da sentire sempre la sua presenza, poiché, apostoli del mio amore, questo è il modo di aiutare tutti coloro che non conoscono mio figlio, che non hanno conosciuto il suo amore. Figli miei, leggete il libro dei Vangeli, è sempre qualcosa di nuovo. È ciò che vi lega a mio figlio, che è nato per portare parole di vita a tutti i miei figli e per sacrificarsi per tutti. Apostoli del mio amore, portati dall'amore verso mio figlio, portate amore e pace a tutti i vostri fratelli. Non giudicate nessuno, amate ognuno mediante l'amore verso mio figlio. In tal modo vi occuperete anche della vostra anima, ed essa è la cosa più preziosa che veramente vi appartiene. Vi ringrazio. Quindi più ci comportiamo bene verso gli altri e più abbiamo il bene per noi stessi. Adesso ti leggo il discorso proprio importantissimo per tutti coloro che hanno una brutta malattia. Dice Loda, benedici, ringrazia Dio per la tua guarigione, settima tappa. Io te leggo solo un pezzo, un pezzettino di questo libretto, però sarebbe da leggerlo tutto. Guarda, Don Peppino Co, le sette tappe spirituali della guarigione fisica. Guarda, questo è un libricino importantissimo, avente 90 pagine. Senti bene queste parole. Riflettiamo bene insieme. La settima tappa da superare per ottenere la guarigione è ringraziare Dio per la fedeltà alle sue promesse. Sicuro che egli non si smentisce mai. Abramo ha reso gloria a Dio prima di vedere realizzate le sue promesse. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Quindi quando noi crediamo a una parola di Dio, Dio ci dona tutto ciò che abbiamo bisogno. Tratto da Romani 4, 20, 22.
Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Tratto da Giona 2:10. Ecco, adesso queste parole qui, senti bene, Giosuè con il suo popolo ha innalzato lodi a Dio prima di veder cadere le mura di Gerico, come Giosuè ebbe parlato al popolo i sette sacerdoti che portavano le sette trombe d'ariete davanti al Signore si mossero e suonarono le trombe e la retroguardia seguiva l'arca, si procedeva a suon di tromba. Giosuè 6:8-9. Chi non loda e non benedice Dio rifiuta di credere di aver ricevuto la guarigione e rischia di ritornare malato più di prima. Te la rileggo sta frase. Chi non loda e non benedice Dio rifiuta di credere di aver ricevuto la guarigione e rischia di ritornare malato più di prima. Ogni vivente dia lode al Signore. Salmo 155. La fede autentica, inoltre, non si accontenta semplicemente di benedire e lodare il Signore quando ha ascoltato la nostra preghiera, ma si manifesta con dei segni concreti, le opere di fede. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Lettura, lettera di Giacomo 2:14. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Lettera di Giacomo 2:26. Leggendo la Bibbia con attenzione si scopre che tutti gli uomini di fede erano anche persone di grande azione. Tutti hanno preso sul serio la parola di Dio e hanno agito di conseguenza. Nel Vangelo troviamo vari casi di persone che agiscono secondo la fede. Alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti. Tratto da Marco 2:11-12. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E sull'istante quell'uomo guarì e preso il suo lettuccio cominciò a camminare. Giovanni 5:8-9. Egli accostatosi la sollevò prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Marco 1:31. Qui tre verbi in progressione sono un esempio chiaro della fede in azione. Gesù caccia la malattia, la febbre, solleva la malata. La febbre se ne va. Pietro gli disse, non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo. Il Nazareno cammina. Allora, sesta tappa, questo dovevo leggere, mi sono confuso. La sesta tappa da superare per ottenere la guarigione è di chiedere con molta fede. Io incontro tanti bravi cristiani, ma per anni pregano per ottenere quello che chiedono nella preghiera, ma non lo ottengono mai perché non credono di poterlo ottenere. Questa non è fede. Credere significa che tutto ciò che Dio ha promesso e che io chiedo con fede mi sarà dato. La mia fede è basata sulle promesse di Dio e non su chiacchiere. Succede che noi preghiamo per una guarigione, ma la guarigione non avviene e noi continuiamo ad essere malati. Quindi ci scoraggiamo e dimentichiamo che per le sue piaghe noi siamo guariti. Isaia 53:5. Anche se la ragione costata che sei ancora malato, è indispensabile fare un cammino di fede, credendo alla parola di Dio. Allora Dio finalmente può agire e risponderà alla preghiera di fede. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli mai di vista, custodisci nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova, e salute per tutto il corpo. Proverbi 4:20-22. Devi soltanto preoccuparti di credere alle promesse di Dio, abbandonando ogni diffidenza, ogni scoraggiamento, sicuro che Dio risponde sempre alla tua preghiera fatta con fede. Mandò la sua parola e li fece guarire. Salmo 107:20.
Eccetto qualche caso raro, noi non entriamo in contatto con Dio attraverso i nostri sensi, ma attraverso la fede. È per fede che siamo guariti. In tanti buoni cristiani mi pare che ci sia molta confusione sulla verità della parola di Dio e sulla fedeltà di Dio e alle sue promesse. Riassumo le reazioni che molti hanno in rapporto alla parola di Dio. Molti credono che la parola di Dio è parola di verità, ma alla fine concludono con amarezza. Sì, d'accordo, la parola di Dio è parola di verità, ma non lo è nel mio caso, perché pur credendo a questa parola non vedo nessuna guarigione, nessuno cambiamento della mia vita. Questa parola è vera, ma soltanto per gli altri. Questa non è fede. Tante persone credono alla verità della parola di Dio soltanto quando sperimentano qualche cosa di personale. Sì, anche se non ho ricevuto la guarigione che ho chiesto, comunque adesso sto un po' meglio. Sento che qualche benedizione mi è stata data e questo mi basta. Anche questa non è fede. Tanti credono alla verità della parola di Dio e agiscono di conseguenza, fidandosi soltanto della parola di Dio. Questa è una fede forte. Credere significa: io credo che Dio mi ha già dato quello che ho chiesto con fede, ancora prima di vedere gli effetti della mia preghiera. Io credo che ciò che ho chiesto con fede l'ho ottenuto. Credo non perché l'ho già ottenuto, ma perché la parola di Dio lo dichiara. Gesù stesso ci insegna questa verità quando afferma: per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Tratto da Marco 11:24. Pregando, credete che ricevete quello che chiedete. Questa è vera preghiera di fede. Questo è lontano anni luce dal modo di pensare di molti bravi cristiani che ragionano così. Io prego per chiedere qualcosa, se la ottengo allora credo. Ma così sei come San Tommaso: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel costato, non crederò. Tratto da Giovanni 20:25. Quando sulla parola di Dio credi che la tua preghiera sia stata ascoltata, allora tu hai fede. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. Prima lettura ai Tessalonicesi 5:24. Ogni volta che si manifesta una guarigione, tre testimoni ci danno la garanzia che tutto viene da Dio. La parola ci assicura che per le sue piaghe noi siamo guariti. I sintomi della malattia non ci sono più. Chi è guarito deve ripetere con fede: è scritto, per le sue piaghe io sono guarito, io sono veramente guarito. Così sarà: la parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Tratto da Isaia 55:11. Non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Salmo 89:35. Quando, dopo aver ricevuto la guarigione che hai chiesto, ti accorgi che Satana, lo spirito di menzogna, ti mette dei dubbi nel cuore, rispondigli con l'autorità della parola di Dio: è scritto, per le sue piaghe io sono guarito. E vedrai com'è successo nel deserto, quando anche Gesù è stato tentato, il diavolo lo lasciò. Tratto da Matteo 4:11. E lascerà anche te. Non date occasione al diavolo, Efesini 4:27, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Come hai fede che Gesù ti salva, così devi avere la stessa fede per credere che Gesù ti guarisce. Come il peccatore che una volta perdonato crede di essere salvato, anche se non sente la gioia del perdono, non è indispensabile sentire. Così devi credere di essere guarito, basandoti sulle promesse di Dio, anche se senti ancora i sintomi della malattia. Questa è la fede che lascia fare tutto a Dio. Quindi devi credere che pregando con fede hai già ricevuto quello che credi, quello che chiedi.
Ecco, adesso leggerò quello più importante in assoluto per tutti i malati. Adesso, in questo momento. Ho trovato il segnalino. Dio vuole tutti in perfetta salute. La terza tappa da superare per ricevere la guarigione è di credere che Dio vuole che tutti viviamo in ottima salute. Satana, invece, su questa verità è molto dubbioso. Conosco molti bravi cristiani che vanno a messa la domenica ma dubitano che Dio voglia veramente che viviamo in ottima salute. Pensano che la malattia sia permessa da Dio, non si sa per quali intenzioni nascoste, quindi è inutile chiedere la guarigione. La malattia, come la morte, è il frutto del peccato, un frutto avvelenato. Essa va combattuta con tutte le terapie e le cure necessarie, ma va curata anche con molta preghiera. Molti bravi cristiani soffrono inutilmente a causa di questo modo di pensare che non è assolutamente evangelico, mentre sarebbe così facile prendere sul serio la parola di Dio e metterla in pratica. Sono sacerdote dal 1971 e raramente ho sentito predicare quello che scrivo, cioè che la malattia è frutto del peccato e va combattuta sino alla fine. Per essere confermato nelle mie idee, mi sono messo a leggere il Vangelo assistito dallo Spirito Santo. Ho scoperto delle verità che neppure supponevo. Come Dio vuole che viviamo tutti in ottima salute. Mosè è vissuto 120 anni a quei tempi. Vedeva bene, sentiva bene, non aveva neppure il mal di schiena. Questo non ti dice nulla? Il libro di Giobbe, al capitolo 2, 3, 7, mi ha fatto capire che la malattia non viene assolutamente da Dio, ma è un frutto avvelenato del mister il diavolo. Si legge infatti in questo passaggio di Giobbe: il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli è ancor saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, tutto quanto ha l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso o nella carne, e vedrai che ti benedirà in faccia. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna dalla punta dei piedi alla cima del capo. Qui si vede bene che la malattia che ha colpito Giobbe è stata provocata da Satana. In Luca, al capitolo 13, versetto 10-11, una volta Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma. Era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. In Matteo 12:22 la cecità è causata da un demonio. Il cieco riacquista la vista dopo che Gesù ha cacciato il demonio. Leggi Marco 9:25 e anche Atti degli Apostoli 10:38. Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Questi e tanti altri passaggi della parola di Dio hanno rinnovato il mio ministero. Mentre prima la guarigione divina per me era soltanto un grosso punto interrogativo, oggi è una realtà. Ognuno di noi, in forza del battesimo, ha ricevuto una grande autorità dello Spirito sullo spirito del male che causa la malattia, perché Gesù ha promesso: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, nel mio nome scacceranno i demoni. Tratto da Marco 16:17. Tu che mi stai leggendo, credi che nel nome di Gesù puoi scacciare anche tu i demoni e guarire ogni malattia? Se non ci credi, che cristiano sei? Nel mio ministero non mi basta proclamare che Gesù libera e guarisce. Io prendo sul serio il suo invito e nel suo nome, in forza del ministero che lui mi ha dato, libero e guarisco. Lo dico soltanto per dimostrare che la potenza di Cristo Gesù agisce ancora oggi. Non faccio altro che obbedire al Maestro.
Un tumore è come una vita che invade un'altra vita. Il tumore non è qualche cosa di morto, ma di vivo. Infatti può uccidere un'altra vita. Questa vita tumore viene da Satana, colui che distrugge e uccide. Come fa il tumore? Quando questa vita tumore riceve l'ordine di andarsene nel nome di Gesù, se ne va e la persona malata guarisce. Se io scaccio lo spirito di cecità, lo spirito di sordità, lo spirito di mutismo, chi soffre di questa malattia è guarito. Lo affermo perché queste cose io le ho viste. Amico, se tu continui a pensare che la malattia viene da Dio, tu non scaccerai mai lo spirito di malattia e continuerai a restare malato. Di un bambino che è muto, il medico dirà che le corde vocali non si sono sviluppate e quindi non può parlare. Secondo la parola di Dio potrebbe trattarsi di uno spirito di mutismo e se scacciato il bambino incomincerà a parlare. Se comprendi questo tu capirai anche che Dio vuole che viviamo tutti in ottima salute. Questo è importantissimo a saperlo. Praticamente Dio vuole tutti in perfetta salute. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno con la forza di Dio Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. Ed ora recitiamo il Santo Rosario della Beata Vergine Maria e te faccio vedere che c'è l'arcobaleno. Guarda un po'. C'è l'arcobaleno giù al mare. Piove sul bagnato. Sull'asciutto non c'è piove più. Almeno qui però, nei dintorni. È un peccato. Senti bene del Santo Rosario. Non c'è mezzo più sicuro per preservare la pace e la felicità della famiglia che con la recita del Santo Rosario. E Padre Pio dice: il rosario è un'arma potente per mettere in fuga il demonio, per superare le tentazioni, per vincere il cuore di Dio, per ottenere grazie alla Madonna. Questo è il mio testamento spirituale. Amate e fate amare la Madonna, pregate e fate pregare il rosario. Il mondo va male, andrà bene quando noi vorremmo, ossia quando incominceremo a pregare. L'anima che si raccomanda con il Santo Rosario non perirà. Coloro che propagano il mio rosario saranno da me soccorsi in ogni loro necessità. Beato Alano della Roche, Domenicano. Ecco qua. Adesso iniziamo con la recitazione. Eccolo qui. Il piccolo rosario, però è un grande rosario. È piccolo, però è sempre l'arma del rosario, è una potente arma. Anche piccola, però è molto potente contro gli attacchi infernali. Recitiamolo col cuore tutti i giorni per ottenere pace, gioia, protezione e liberazione dal male. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso cerco i misteri. I misteri della luce facciamo oggi. C'è l'arcobaleno, c'è la luce, facciamo i misteri della luce. Nel primo mistero si contempla Gesù è battezzato nel Giordano. Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazaret e di Galilea, fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli, e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba, tratto da Marco 1:9-10. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Mentre recitiamo rosario, guarda un attimo l'arcobaleno prima che si sparisce. Prima che sparisce, guardiamo l'arcobaleno. Guarda. Guarda che roba. Ah, c'è il vetro sporco, fa l'alone, però l'arcobaleno è bellissimo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Diciamo bene il Padre nostro, invece da dirlo a malapena, alla meglio e peggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel secondo mistero della luce si contempla Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Tratto da Giovanni 2:1-5. Quindi la madre ci ha avuto fede e Gesù ha operato miracolo, il miracolo della trasformazione dall'acqua al vino. Quindi noi dobbiamo prendere spunto da mamma Maria, avere fede. Qualunque cosa chiediamo nel nome di Gesù per intercessione di mamma Maria, con fede, ce la concede, qualunque cosa essa sia. Diciamo insieme il Padre nostro e 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della luce si contempla Gesù annuncia il regno di Dio e disse loro: andate in tutto il mondo a proclamare il Vangelo a ogni creatura, tratto da Marco 16:15. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della luce si contempla Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto, la sua veste divenne candida e sfolgorante. Tratto da Luca 9:28-29. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto ed ultimo mistero della luce si contempla Gesù dona il suo corpo e sangue. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono di peccati». Tratto da Matteo 26:26-28. Quindi sacramenti importantissimi per le creature umane, è importantissimi, è basilari, è talmente importanti che noi non ci rendiamo conto, l'importanza non ci rendiamo conto più. La generazione umana
non si rende conto di quanto è importante i sacramenti. Il sacramento del battesimo, il sacramento della confessione, della comunione e della cresima. Poi c'è il sacramento del matrimonio e dello sposalizio a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Diciamo insieme il Salve o Regina e poi abbiamo terminato qui. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Ed ora un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre, per le intenzioni del Sommo Papa e per le intenzioni soprattutto di Mamma Maria, della Madonnina Immacolata, e per le nostre richieste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e su noi rimanga sempre, che venga a liberarci dal male, da ogni attacco maligno. Vieni Santo Spirito, vieni a liberarci. Vieni Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima,
Illumina le nostre menti, infiammi i nostri cuori, distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori, distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori, distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, d'amor d'acceso, non ti avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offendere più, né mai più disgustare, perché ti amo sopra ogni cosa. Amen. E la benedizione tua, Gesù, per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, scenda su di me e su tutti coloro che mi state a guardare, anche su di te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso ti porto a vedere il mare e poi termino qui questa produzione video, anche oggi. C'è un po' del fratello vento qua. Oh, se sta bene, perché c'è l'aria calda, c'è il vento e l'aria calda. Ora il baldacchino è rimasto. Quello è l'hotel Brigantino. Quello là è l'hotel Brigantino. Visto da qui gli scossicci. Mi trovo ai scossicci di Marcelli di Numana. Guarda là, oh, che nave! E quello là è il Monte Conero. E il Monte Conero oggi si vede bene un bel po', perché il fratello vento ha spazzato via tutta l'umidità e tutta la geoingegneria. Un macello c'era prima. Prima non si vedeva da qui a lì, invece adesso si vede tutto. Questi è i ristorantini lungomare. Se sta bene un bel po' qua giù, se sciala. Io termino qui questo video. Guarda lassù in cima si vede, adesso è un albergo, prima era il convento dei Benedettini. Non riesco a stare con la mano ferma bene, perché il vento, fratello vento, mi smuove i bracci, le mani, tutto quanto. Però quello lì è l'ex convento dei Benedettini. Da lì ci sono delle grotte che passano sotterranee fino a Castelfidardo, fino a Camerano, fino a Recanati. Ci sono dei cunicoli sotterranei, però purtroppo è stati murati e la maggior parte di essi è andati perduti, perché i nuovi appalti
di strutture che sono state fatte e sono state costruite, i nuovi appalti edili hanno incontrato sopra ste grotte e l'hanno tappate. È un peccato perché era bello che queste grotte le restauravano tutte e facevano dei passaggi sotterranei. Almeno se succedeva qualche cataclisma si poteva passare sotto. Invece purtroppo la generazione di oggi non è furba per niente, è solo furba a sfruttare, a essere superba e cattiva e basta, no a sfruttare per il meglio i civili. A posto, te ende, fine.